No, perché sta così? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai cari Spot Automotive. Oggi ne guardiamo tre, uno secondo me è davvero una figata assurda e parliamo di Dodge. Il secondo è il trailer, il teaser di un documentario più lungo che poi vi lascerò più lungo e vi lascerò qui sotto il link per andarvelo a vedere. Il terzo è un altro video molto interessante in collaborazione tra due brand. Secondo me, cioè, tra l'altro ve lo dico molto velocemente, sto provando questo nuovo smartwatch che mi è arrivato, molto figo devo dire, in questi giorni. E poi vedrete il tutto nel video di settimana prossima dell'ultimo episodio di One Month One Car dedicato alla Mercedes GLB. Però insomma, ci sono tante cose che stanno per accadere, ci sono veramente tante cose. Deve uscire il video che abbiamo realizzato per iRobot e ci sarà anche un backstage dedicato a quel video, perché ho girato con la Z6 RAW, quindi sono stato il primo in Italia a utilizzare questo file RAW in un progetto, in un commercial vero e proprio. Devo realizzare altri video molto interessanti su alcune cose, poi insomma scoprirete altre cose. Dobbiamo scoprire qual è la prossima macchina del format One Month One Car. Non so se avete visto la posa caffè sul Mavic Air 2, se non l'avete vista andatevela a vedere. E seguitemi su Instagram perché accadono tante cose, regalo anche cose, faccio cose. Lanceremo a brevissimo, cioè settimana prossima, una advancing... Vabbè, posso, però non mi posso dire troppo. Ma prima... Sì, già! Anche i cervi hanno detto sì. Stop! Buona l'ultima! È certo, dopo 27 volte girano i video di Aldo Ricci. Allora, ci guardiamo il primo video, che è un video non recentissimo, a 2 anni, ma merita davvero tanto. Soprattutto perché la regia è... Vabbè, guardiamo. Too wild and restless. Go ahead. Bring him to us. And get out of our way. Welcome to the Brotherhood of Muscle. It's not our blood that binds us. The places we're from, or the things we believe. It's that beast inside of us, the monsters we keep. We all have a choice. We can either be sheep or shepherds. And then there's a big bad wolf. He eats sheep. Qua ne avete a bizzeffe, perché sono diversi poi i spot che hanno realizzato. Allora, guardiamole giusto... Vabbè, mi piace tantissimo perché la regia è proprio alla Fast and Furious. Bellissimi i colori, bellissimi il sound, bellissimo... Vabbè, la voce di Vin Diesel, ragazzi, è... Cioè, quello non ha la voce, ha un...
non lo so, un trombone al posto della gola, non lo so, però è, cioè, a me piace da morire, cioè, veramente questo è, ovviamente è un'americanata assurda, è veramente, in alcune scene anche un po' forzato effettivamente, se ci fate caso. Queste sono bellissime. Questa, per esempio, quando, vabbè, questa sempre lui guarda così, ti ha rotto un po' le palle, però per esempio quando sfruttano tantissimo queste uscite dal nero dei tunnel, delle gallerie, mi piace tantissimo, ragazzi, qua c'è tanto tanto tanto, ma proprio tanto 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 American style, mi piace tutto il sound. Vabbè, la canzone sotto purtroppo noi non possiamo usarla, ma è bellissima anche la traccia, non mi ricordo il titolo, ma è bellissima. Tra l'altro, purtroppo, sbagliando, l'avevo usata anch'io in un video, vabbè, per fortuna poi l'ho tolto. Mi piace tutto di questo video, mi piace veramente tutto, tranne, devo essere sincero, questa pure è bellissima in avvicinamento così, queste sono fantastiche. La partenza da qui, questa, aspetta, ecco, questa partenza qui, vabbè, lui che parla così, felicissimo, questa la vedo lenta, questa la vedo veramente moscia come partenza, per il resto però davvero, davvero tanta, tanta, tanta roba. Ok, andiamo avanti. Questo video che vi mostro adesso dura 50 secondi ed è il teaser di un mini documentario che è stato realizzato per il lancio della nuova Fiat 500, quella la full electric, che tra l'altro spero di provare presto. Veramente io non voglio provare solo macchine grandi o macchine che corrono, io le voglio provare tutte. Questa veramente è interessante e la voglio provare. I wanted to disclose the most exciting part of the story. It's an icon reborn. Abbiamo selezionato tre partner che rappresentassero tre aspetti diversi dell'italianità. It's almost a car not for a generation, to be honest. It's almost a car for an era. In a project like this, the team is everything. Per mettere ansia, no, ma almeno 21 giorni, direi. Quello che cerchiamo di fare con queste tre macchine, in realtà, è un'esplorazione. Sono quei progetti che non dimentichi. Questo entra proprio nella top list, sì. Volevo sentire questo. Ok, qui non, in realtà non c'è molto da farvi, cioè da raccontarvi, se non, io ho già visto il documentario, guardatelo, perché secondo me merita sia per il prodotto Made in Italy, ragazzi, io sarò patriottico, quello che vi pare, però secondo me vale la pena guardarlo, e poi magari settimana prossima analizziamo il documentario. Non potremo vederlo per intero perché sennò mi bloccano sicuro il canale, però magari analizziamo un po' di parti, quindi guardatelo. Chiudiamo questo capitolo e andiamo sull'ultimo video, dura 3 minuti, e questo è un video realizzato in collaborazione tra Lamborghini e Lego. Sapete benissimo che c'è questa collaborazione che va avanti da tanto tempo. Questo è un video che guardatelo, perché molto molto bello.
Questo ci tenevo a farvelo vedere, perché qui c'è prima il video che trae in inganno e poi c'è, ovviamente sapendo che è Lego sai che quello è un modellino, però trae in inganno, e poi c'è il backstage. A me piace tantissimo questo gioco di colori blu-giallo, questa roba piace da morire. Mi piace tantissimo l'utilizzo di quel tipo di illuminazione con il tubo. Bellissime le inquadrature e bellissimo questo stacco che dal giallo chiude e passa al blu. Poi c'è questo countdown e iniziamo già a vedere alcune parti che poi rivediamo dopo nel backstage. E poi c'è questa botta di adrenalina forte adesso che parte. E qui adesso vi renderete conto che tutto ciò che abbiamo visto prima, cioè dopo nel backstage, lo stiamo riguardando adesso. Quindi questi movimenti che vediamo sono reali e sono fatti con i Lego. Tutte queste animazioni sono fatte su pannello Lego, macchina Lego, modellino Lego. Cioè, ragazzi, è follia. Le riprese in questa prima parte sono molto basic. Tra l'altro ho visto anche un problema di fuoco, voglio vedere se ho visto bene. Adesso, la macchina che gira, quella gira grazie a una piattaforma che hanno fatto per Lego. Io ho visto un fuorifuoco, vediamo se è vero. Vediamo se è vero. Eccolo qua. Però credo che sia fatta apposta perché il fuoco va dietro. Non mi sembra che va dietro, però. Non lo so, ho visto un fuoco sbagliato. Poi finisce il video, ci svelano che questa è un modellino, perché entra la mano in scena ed è fighissimo. Tra l'altro modellino un par di palle, guarda quanto è grande, madonna che spettacolo. Lego! Perché cazzo non va avanti che lo montiamo, Lego? Vabbè, e praticamente qui inizia il vero backstage, fighissimo, che in così poco spazio si è creato un set enorme. E tra l'altro l'inganno qual è stato? Che all'inizio del video noi abbiamo visto una location enorme. Cioè una location enorme. In realtà hanno usato 20 metri quadri, per tutto. Bellissimo utilizzo delle luci. Vedete, poi ovviamente la location era enorme perché serviva tanto spazio, però mi piace, bellissimi monitor di regia, queste cose mi fanno impazzire da morire, c'è un lavoro esagerato. Tra l'altro ci sono due set in contemporanea, guardate, avete visto, ci sono due set, prop lens per fare le scene quelle strette. Tra l'altro devo capire se esiste per Nikon un adattatore o qualcosa, perché è fighissimo. Tutti questi meccanismi creati sempre con 130.000 Lego Technics Bricks, cioè ragazzi, fuori di testa. Cioè qui, oltre la parte video, a me mi affascina come poi sono stati in grado di realizzare la parte meccanica. Cioè secondo me è fighissima sta roba, ragazzi, secondo me è fighissima. Questi sono video fighi che uno dice cazzo lo guardo perché è proprio figo, capito? È così, bellissimo, bello. Lego, se mi vuoi mandare la macchina ci facciamo un video di dedicato. Vabbè ragazzi, anche per oggi finisce qui, stavo di One Month One Car, il video figo o no. Ci vediamo settimana prossima, mi raccomando seguitemi nelle storie perché accadranno delle cose molto interessanti. Ci vediamo settimana prossima, ciao! Girano i video di Aldo Ricci.